Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video. Questa sarà una video ricetta, faremo insieme un banana bread. Ecco qui gli ingredienti che ci serviranno, ve li lascerò poi anche giù nell'info box. In una ciotola bella alta mettiamo 120 g di burro a pezzetti ammorbidito insieme a due uova e andiamo a mescolare con lo sbattitore. Vado poi ad aggiungere lo zucchero, io userò lo zucchero bianco, però va benissimo anche quello quello grezzo di canna, l'avevo usato insomma un'altra volta ed è venuto assolutamente buonissimo, quindi se avete quello in casa va super bene. Una volta appunto reso omogeneo il composto, vado ad aggiungere le due banane mature, le vado a insomma a spezzare grossolanamente e le vado poi a schiacciare con la forchetta e passo poi a insomma ad usare lo sbattitore. Vado poi ecco qui ad unire la farina, io vado a setacciarla prima perché insomma così siamo sicuri che non ci sono assolutamente grumi, quindi la vado a setacciare con un colino e vado poi anche a setacciare il lievito per dolci.
Ecco qui il composto che deve venire, quindi non è un composto molto diciamo liquido come viene con una torta normale, è un pochino più denso, però è questa la consistenza giusta. Io la variante, ragazzi, che sono andata a mettere sono queste noci, sono appunto le noci, delle noci speziate all'interno che danno veramente quel tocco in più, quella croccantezza che fa veramente la differenza, perché questo dolce l'avevo fatto appunto senza le noci perché non le avevo in casa, non mi era insomma sovvenuta questa idea ed era comunque molto buono, però con le noci veramente dà quel tocco in più. Io avevo in casa insomma le noci intere, però insomma se trovate quelle lì già insomma già in granelli vanno super bene, anzi magari ci fate meno lavoro. Do poi un'ultima mescolata qui con la spatolina e vado poi a inserire il composto in un, questa è una teglia da plum cake che ho praticamente imburrato e infarinato, così che il composto, insomma il dolce esce insomma senza attaccarsi, vado a inserirlo nella, insomma, nella teglia. Cosa molto importante, ragazze, prima di andare a insomma a fare la ricetta, vi suggerisco di accendere il forno, quindi andate poi a inserire la torta in un forno preriscaldato. La torta comunque va insomma il dolce va cotto in un forno con la temperatura di 180 gradi per una trentina di minuti. Poi dopo i 30 minuti fate sempre la famosa prova stecchino e se risulta appunto asciutto insomma il dolce è pronto e lasciatelo raffreddare nel forno. Ecco qui il mio banana bread sfornato, guardate che carino, vi è uscito veramente benissimo, infatti insomma la miglior cosa è burro e farina che siamo sicuri che non attacca. Vado a metterci un po' di zucchero a velo e vi volevo dire di seguirmi anche su Instagram che sono con il nickname Roby91Adri, ma mi trovate anche con il nickname insomma del canale, quindi di Kitty Chic, e se fate la ricetta mi raccomando taggatemi che mi fa veramente tanto piacere. Ecco qui vi taglio anche qualche fetta così vedete all'interno come è venuto. Io vi mando un grossissimo bacio, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando mettete un like e se vi fa piacere iscrivetevi al canale e noi ci vediamo venerdì quindi con un altro video, perché vi ricordo la programmazione dei miei video sarà ogni martedì e ogni venerdì. Ci vediamo venerdì, ciao!